Prosegue incessante l'impegno dell'area 3 coadiuvata dal referente scolastico dell'Istituto De Gruttola dello Special Olympics Avellino Antonio Di Rubbo, che con la collaborazione della presidentessa del Panathlon Ariano Irpino Lucia Scrima porta avanti un cammino intrapreso ormai da tempo e volto alla valorizzazione degli sport e delle discipline paralimpiche. Una intera settimana dedicata stavolta alla nazionale italiana di para powerlifting, con gli azzurri che sono rimasti sul tricolore prima delle esibizioni che già in passato erano state ospitate ad Ariano Irpino. Il para powerlifting è la disciplina che consiste nella distensione su panca piana per atleti con disabilità agli arti inferiori, disciplina che sarà protagonista ai prossimi mondiali, in programma a fine mese a Dubai, nei quali l'ambizione è alta, come spiegato dai protagonisti che abbiamo incontrato e sentito ai nostri microfoni. Avevamo la possibilità di sfruttare questo splendido impianto che ha tutte le attrezzature di cui necessitiamo. In secondo luogo, perché volevamo un attimo uscire dal solito contesto dei raduni che si fanno solitamente in alberghi. Vista la stagione, avevamo bisogno di stare un attimo in un luogo un pochino più appartato. Dovevo parlare con i ragazzi, dovevamo affrontare alcune tematiche che richiedevano anche un ambiente che ci consentisse una relativa calma, ecco, diciamo così. I ragazzi sono assolutamente in bolla, come diciamo noi, non vedono l'ora di tornare in pedana. Qualcuno come il nostro Gabriele, il ragazzo più giovane, 15 anni, gareggerà nella categoria rookie, reduce dalla medaglia d'oro all'ultima Coppa del Mondo, ha ottime speranze di tornare a medaglia. Donato e Emanuela hanno già un piede nel ranking per Parigi 2024, devono consolidare e se possibile migliorare la loro posizione. Andrea Quarto, l'atleta casertano, dovrà faticare magari un pochino di più, ma siamo fiduciosi che possa anche lui inserirsi tra i primi 8 al mondo per poter staccare il biglietto per le Paralimpiadi di Parigi. Sono felice di aver portato la nazionale qua nella palestra della SD Area 3. I ragazzi sono stati entusiasti di questa scelta, quindi massima collaborazione, e felice di averla portata qui ad Ariano Irpino. Come ormai consuetudine, Lucia Scrima, presidente del Panathlon, sezione di Ariano Irpino, ci è vicino, ci accompagna sempre nelle nostre avventure, e anche questa volta ho il piacere di averla qua. Saremo qua fino a domenica, lavoreremo sodo malgrado la temperatura. E grazie a voi per l'attenzione che ci date. Io mi congratulo veramente e sono anche emozionata per avere nel Panatron un socio come Antonio Di Rubbo. Antonio Di Rubbo non è solo un uomo di sport, ma è la sua vita dedicata allo sport, ma a uno sport paralimpico, che questa poi fa la differenza. E aver ospitato qui la nazionale di pesistica a livello nazionale sicuramente è un vanto per Aria 3, per Ariano e anche per noi del Panatron.